C'è però anche chi ha rinunciato alla carriera con determinazione quando le regole del gioco si sono fatte troppo pesanti. E questo è il momento adatto per tirare fuori un coraggio tutto femminile. Il coraggio di smettere e di aspettare tempi migliori. È il caso di Silvia Conti che, dopo aver vinto Castrocaro e preso parte a Sanremo, ha deciso di smettere, almeno per il momento, di cantare. Ha aperto un negozio e si è sposata. Cosa spinge una donna a dire basta al lavoro? Non riuscivo mai a fare le cose che volevo fare. E quali erano? Fare una musica che mi interessasse, forse meno commerciale, però più importante. Cosa ricordi del mondo dello spettacolo, del mondo della musica in particolare? Tutto. Le cose brutte, quelle che ti hanno fatto allontanare? Diciamo un buon 70%, e cioè il non essere mai considerata e il fatto che nessuno chiede mai la tua opinione quando devono agire anche su di te, anche dalla più piccola cosa, anche da una foto. E questo è brutto, perché non ti senti una persona, capito? Ti senti proprio l'ultima rotella di un ingranaggio enorme. E adesso cosa vuoi fare? Continui così o speri di ritornare, e se vuoi ritornare? Dunque, io voglio ritornare sicuramente, però solo se riuscirò a fare delle cose che mi interessano e che appagano prima me e poi gli altri. E su cosa pensi di puntare per farcela? Sulla voce e su una personalità che sono sicura di avere.